Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, in seguito alla shoppata della skin di Patrick Stella, potrei andare a failare una shoppata, ovvero vorrei shoppare questa skin qua, ovvero Sandy. Secondo me è molto molto carina come skin, però bisogna capire se ce la facciamo con i crediti e le gemme. Quindi mi raccomando, vi chiedo di lasciare subito un bel pollice in su, quindi un bel like, iscrizione al canale e campanellina attiva. Allora, l'offerta in questione ci permetterebbe di avere un overdrive casuale, 10 premi All-Star dove non troveremo assolutamente niente, una nuova reazione di Patrick molto carina e un Power Mill. Allora, io in questo momento ho 1470 verdoni. Sì, è vero, prima quando intendevo crediti intendevo verdoni in realtà. Allora, c'è un'offerta nel negozio oggetti, ovvero, quindi clicchiamo sul negozio, andiamo nelle offerte e l'offerta in questione è questa qua, ovvero 5500 verdoni a 149 gemme. Io in questo momento ne ho 207. In più, se facessi un livello, ne avrei altre 10 che si aggiungono. Il quesito nasce qui. Allora, Jesse Sandy richiede 7650 verdoni, in questo momento vorrebbe 309 gemme. Ma se io shoppassi quell'offerta lì, arriverei quasi a 7000. Per l'esattezza, arriverei a 6970. Quindi di conseguenza me ne mancherebbero 600. Avanzerei anche 60 gemme circa, qualcosa del genere. Secondo voi sarà fattibile? Scopriamolo insieme. Allora, andiamo a shoppare questa offerta qui. Quindi andiamo di qua. 5500 verdoni, li acquistiamo. Ok. Mi rimangono 58 gemme, quindi anche volendo pigliare quelle da 79 non ci riusciamo perché anche con le 10 extra arriverei a 68. Allora, vediamo. Vado nel Krusty Krab, mi richiede 34 gemme, quindi ce l'abbiamo fatta, let's go guys! E a voi vi piace come skin? Ah, tra l'altro, è vero, se volete raga, dovremmo avere ancora dei posti liberi nel club. Sì, abbiamo ancora qualche posto libero, quindi se volete unirvi, il club si chiama JRN Brawl Team. Ci stiamo avvicinando alla terza soglia dell'evento di SpongeBob per sbloccare questa skin qua. Allora, andiamo a shoppare l'offerta e vediamo che cosa ci danno i 10 Star Drop. Quindi, l'acquistiamo con le gemmette. Ok, il Power Mill cosa ci dà? Un panino di livello 2. Attenzione, questi giorni, raga, sto trovando un sacco di Power Mill in più. Prima non ne trovavo manco uno. Adesso ne sto trovando un sacco. Allora, ed eccola qui. Jessie Sandy. Molto molto carina come skin, secondo me. Credo che a livello di classifica, dopo questa e quella di Patrick ci sarebbe Tick e Planton. Planton è quella che forse mi piace un pochino di meno. Mentre voi in chat qual è la skin che vi piace di più? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Ovviamente tralasciando Squiddy e SpongeBob. Allora, continua e qua inizia il momento dei 10 Star Drop. Cominciamo col primo. Il nostro obiettivo è sempre trovare almeno uno epico. Vediamo un po'. Assolutamente raro. Facciamo la raccolta delle monetine. Poi, super raro, magari andiamo in progressione, attenzione. I 50 punti di energia che ormai stiamo facendo la raccolta. Rimane raro. Raddoppia XP, dopo vi faccio vedere quanti ne abbiamo. Ancora raro, super raro, attenzione. Cosa è successo? Un mitico, uno Star Drop mitico. Troveremo un brawler, me ne mancano tipo una decina mitici, ma giustamente trovo spesso il resto. Vediamo se a sto giro esce qualcosa di interessante, vediamo un po'. Attenzione! Nuova skin, Leon Gatto Randagio. Oh, finalmente esce qualcosa di interessante. Una skin che non avevamo. Ok. Andiamo, super raro. Beh, a questo punto va bene, almeno un qualcosa di... E basta, questi raddoppi XP. Vabbè, stavo dicendo, a questo punto almeno un qualcosa di interessante l'abbiamo trovato. Epico, attenzione. Rimane epico. 100 crediti, not bad, not bad. Poi, questo giustamente rimane raro. Vediamo un po' qua, epico. Ok. Beh, rispetto all'offerta di Patrick, qua sto trovando qualcosa di più interessante a sto giro. Si vede che dopo i 10 fail dell'altra volta, che non abbiamo trovato praticamente niente, se non i raddoppi XP, monetine e punti energia. Ok. Va bene, va bene.
è vero, abbiamo anche l'overdrive. Allora, in realtà non so di chi mi manca l'overdrive, ma credo praticamente di tutti. Quindi vediamo di chi ci capita. Vediamo un po'. Abbiamo trovato un overdrive di Gelindo. Molto, molto interessante. Anche perché Gelindo ce l'ho maxato. E non sapevo nemmeno avesse l'overdrive. Cosa fa il suo overdrive? Con la super Gelindo spara due folate di vento al posto di una. Ah, molto, molto interessante. Copre un'area leggermente più ampia e sbalza i nemici ancora più indietro. Molto, molto interessante questa. Vado, i crediti giustamente sono scesi subito a zero. Ce l'ho, con il fattore di chiamarli crediti. Sono i verdoni comunque. Ora non ci resta che andare a vedere come la skin e provare a vincere una partita con Jesse, ma con la skin di Sandy. Quindi, allora, Jesse mi sembra che ce l'ho più del livello 20, se non sbaglio. Vediamo un po'. Decisamente più del livello 20. Livello 22. Con questa skin molto interessante, ma andiamo a mettere Jesse Sandy, eccola qui. Tra l'altro, ho visto che attualmente, vi faccio vedere. Selezione, ok. Ho visto che attualmente ho 7724 bling. Cosa mi consiglieresti di shoppare con questi bling come skin? Qualcosa di interessante? Scrivetemi qui sotto nei commenti, così andiamo poi a shoppare un po' qualche skin interessante. Non so se è meglio shopparne una da 5000 o shopparne più di una, ma magari da 1000-2005. Prima di fare la partita, però, vi volevo mostrare una cosa che vi ho accennato prima. Guardate quanti raddoppi XP abbiamo in questo momento, eh. In questo momento ne abbiamo 5260 e continuo a trovarne, cioè vabbè. Allora andiamo ad equipaggiare Sandy, perché non so per quale motivo non me l'ha equipaggiata, forse non avevo confermato. Ok, proviamo la solita modalità sopravvivenza in 3, dai, così provo anche il Power Mill. Questo qua l'ho trovato poco fa, non so neanche cosa faccio. Ogni attacco base genera una scia di bolle che danneggiano i nemici che la calpestano. Allora, molto probabilmente saranno molto arrabbiati, quindi vediamo un po'. Io sono alle prese con Miko, che sto cercando di farlo arrivare almeno a 925 entro il reset della Lega Trofei. Comunque, sono dell'idea che in questo evento il brawler più forte, secondo me, è Colt. Oh, è bellissima la skin, raga. Ma lancia le ghiande? Molto interessante, pensavo stesse lanciando uno scoiattolino, però mi sembrava un po' strano come cosa. Molto molto carina come skin. A differenza di questo qua che sta venendo a darmi fastidio. Ah, vai via. Ok, non so le bolle quanto facciano di danno, so solo che volevo prendere quelle due ceste laggiù e non so come arrivare in tempo, perché è abbastanza lentino come brawler. Vediamo se riesco a prenderle senza perdere, se no perdo e faccio arrivare loro. Ok, almeno sono riuscito a prendere le gemme. No, non mi dire che perdono da soli, per favore. Fatto apposta per pigliare un po' di gemme. No, non perdete. Non perdete, manca 5 secondi. Non perdete. Dai. Ok. Ok. Ma curiosità, è normale che non mi fa usare la torretta in questa modalità? Perché vedo che ho il gadget con 3 utilizzi, ma non me lo fa attivare. Credo sia normale perché abbiamo già i poteri di SpongeBob. Allora, sono curioso di capire quanto fanno queste bollicine. Oh, 2000? Ah, vabbè, abbiamo anche le celle d'energia. Via. Oh, cavolo. Pelato? Quasi. Cosa sto vedendo? Ok. Ho visto qualcosa qui, ma non ho capito cos'era. Ah, che cavolata. Non mi facevo usare la torretta perché giustamente non l'avevo ancora piazzata lì per il gadget. Colt è veramente fastidioso, eh. Se riuscissi. Buono. Metto il gadget. Adesso riusciamo a killare questo. Ma è indistruttibile. Oh cavolo. Sono io contro tutti? Se mi aiutano. Ok, let's go! Primo tentativo, prima vittoria. Saliamo anche di 9 coppette. Ok. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se vi piace questa skin e qual è la vostra preferita di questo evento SpongeBob. Tra quelle che potete riscattare con i verdoni, intendo. Quindi tralasciando Squiddy che si sblocca con il Brawl Pass e SpongeBob che si sblocca con l'evento del club.
Detto ciò, io ringrazio tutti voi per aver guardato questo video. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, vi lascerò un bel pollicione in su, quindi un bel like, iscrivetevi al canale, campanella attiva. Noi ci becchiamo in un prossimo video o in una prossima live. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, ciao!